Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul nostro canale. Oggi andremo a fare quello che è un mix tra un vlog e una recensione. Una via nuova da noi ancora non percorsa. Sicuramente in fondo a questo video metteremo il nostro errore come al solito, visto che è un vlog. Visto che tanto voi lo guardate solo per vedere gli errori. Tanto sì, fondamentalmente, fondamentalmente è così. Sì. Sto giocando su PlayStation 4, ve l'avevo detto nello scorso vlog. Sì. Devo salutare alcuni di voi che mi hanno aggiunto. Mi avete ritrovato, mi avete riconosciuto in game su Destiny alcuni di voi, altri comunque probabilmente avranno letto in descrizione dello scorso vlog il mio nome e account. Sono felice di avervi aggiunto, chi mi ha lasciato appunto la richiesta. Lascerò anche il mio casomai, e che io ci sono proprio tipo pochissimo. Magari lasciateci un messaggio in cui ci dite che appunto siete voi. Sì, perché fa piacere il progetto, non è che non accettiamo anche altre gente. Sì, però, esatto, però... che ci conoscete tramite il canale. Aiuta. Che ci fa piacere. Parlando un po' in generale di quest'idea che ci è venuta di questo tipo di vlog, di fare in una maniera più morbida una recensione. Un esperimento in cui probabilmente faremo. Non fare la recensione seria, no? Perché la qualità video, no. Ragazzi, la settimana scorsa, no, due settimane fa, ho provato Doom. Beta disponibile su PlayStation 4, perché su PC non mi sono riuscito ad iscrivere, quindi ho provato su quella piattaforma il gioco che dovrebbe essere che dovrebbe essere un'arena. In realtà devo dire che il gioco tutto sommato non mi è dispiaciuto, l'ho trovato un pochettino lento per quello che riguarda i movimenti. Gli FPS arena di solito all'interno delle arene ci si muove molto più velocemente rispetto a questo. Penso che magari potrà migliorare. Forse esatto, all'uscita, non avendo provato, potrebbe essere che all'uscita il gioco sarà migliorato, quindi magari la versione definitiva sarà leggermente meglio di quella da me provata. Sicuramente lo comprerò, soprattutto per quello che riguarda la campagna principale, che Doom non è nato all'inizio l'esordio come un multiplayer, non è quei tre arena. Però questa componente multiplayer tutto sommato ci sta, può essere interessante, esatto. Altro titolo di cui vogliamo parlare è Final Fantasy XV, Platinum Demo, appena l'ultima uscita appunto su PlayStation Store. Quindi sono stata molto contenta di provarlo. Che dire, oddio, la Square Enix in generale Final Fantasy secondo me difficilmente ti deludono. Cioè, graficamente parlando è veramente stupendo. Ottimo per quello che riguarda tutto il comparto. Raga, tutto. Va bene, sì, tutto. Ci saranno queste specie di tastoni giganti che c'è se vuoi la luce e la notte, se vuoi la pioggia, il nuvolo, se vuoi il sole. Nebbia, perché viene anche la nebbia. Quindi questa cosa bellissima. Ho anche notato per quello che riguarda il sistema fisico, cioè potremmo spostare oggetti. Sì, avete completamente la completa libertà. Cioè, per esempio, quando noi diventiamo macchina, che urtiamo, non so, perché vi è quel castello fatto con i giocattoli. Voi ci potete andare contro e buttarli giù. Esatto. Cosa che nei precedenti Final Fantasy, che avevano una struttura molto ben quadrata, solida. Infatti, quello che ho apprezzato moltissimo è l'estrema libertà di movimento. Come diceva lui, potremmo andare contro gli oggetti tranquillamente. Distruggerli. Non è che lo scenario è interamente distruttibile, però è molto più interattivo rispetto ai classici Final Fantasy, che la strada è quella e quella fai. Altra cosa che amo, cioè sottolineo amo, è la modalità di combattimento. Totalmente libera. Personalmente il combattimento a turni lo detestavo. Cioè, quando ho provato Kingdom Hearts, che era la grafica di Final Fantasy ma con una libertà di movimento notevole, ho detto sarebbe bello se fossero così. Ci aspettiamo grandi cose, lui lo compra. Io sì, sicuramente lo comprerò, lei ci giocherà, da quello che ho capito. Esatto. Però, se lo compra lui, è utile non lo comprerò. Non lo comprerò in 10. Un'altra cosa. Sto portando avanti il mio personaggio in Destiny, ragazzi, mi sta piacendo. Non faremo una recensione di Destiny perché ormai perché Destiny passati... è abbiamo già detto. Sì, poi comunque ormai è un gioco che tutti conoscono. Sì. Penso che di valutazione ne avete viste a milioni su qualsiasi canale specializzato e non. Stiamo giocando anche con un iscritto. Saluto Joe. Ciao. Io ho fatto il cacciatore, lui ha rifatto un personaggio per lo stregone, perché ne aveva già uno e un altro, ci siamo giocati tutta la vita insieme e ora sono di livello 40 e oltre ci ho passati 300 di voce, sono contento. Io sono ancora a un livello abbastanza scarso. Sì, se anche voi giocate a Destiny, ragazzi, aggiungete. Se anche voi siete scarsi come me,
me, aggiungete me, giocate con me, così non mi sento. Aiutatela! Io vi lascerò con descrizione il nome del mio personaggio in account, quindi potrete aggiungermi e magari se siete destini anche voi faremo qualche partita insieme. Va bene ragazzi, per questo blog barra pressione dei giochi demo. Una recensione. Noi vi salutiamo, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi se volete. Come sempre. Diteci cosa ne pensate, avete giocato la beta di Doom, avete provato la demo di Final Fantasy, volete quello che volete, insomma ditecelo. Se vi piace questa idea, questa cosa qua che abbiamo fatto oggi. Un pochettino così, un po' abbozzata, cercheremo di dargli un taglio magari. Se pensate che potrebbe andare. Ragazzi, io vi saluto, al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao. Ci vediamo su Destiny. Ciao ragazzi, benvenuti su Saluto io. Ho capito, ti saluto. Lo vedete quelli che sta morendo. Avevamo già parlato. E stai ancora ridendo. Ragazzi, avevamo parlato. Ma cosa stai? Sempre il giorno 17. Sempre il giorno 17. No, dai, basta! Perché parti mentre rido? Dice il prendati quando non ride. Sempre. Vaffanculo. Poi parlo sempre con la telecamera, te credi c'è l'invito? No, non ci credo, E invece? Cosa c'è scritto? Shadowspell. Anche nel 1984 si parlava di Shadowspell, era un titolo con data da destinarsi, quindi ho detto un sacco di stronzate, ma poi dopo tagliando ci saltano fuori un modo di fare. E portati la luce in Egitto. Nel maggio 2016. Esatto. Ragazzi, per quello che riguarda le nostre news è tutto. Siamo andati in Egitto alla ricerca di antichi reperti negli scavi di Giza, nella piana di Giza, uscite di alcuni titoli della serie di Fire Emblem.